Invece che formazione si parla di formazione professionale, si parla di formazione vocazionale, quindi di dare ai ragazzi la possibilità di scoprire il loro talento, no? Questo deve essere l'obiettivo. Poi ci sono sistemi territoriali come la Regione Veneto, che ha già una tradizione, anche a giudicare da oggi, un efficace sistema in atto, e ci sono altre aree del paese in cui questo invece andrà sviluppato meglio. Ecco. Non è che il liceo è migliore e la scuola professionale, dipende dal talento e dalle attitudini del ragazzo, cioè se io ho una mentalità, un'attitudine più teorica, è giusto che possa esprimermi fin dalla scuola superiore in quella direzione e poi continuare. Se invece ho un talento che si esprime meglio in un'attività manuale, questo deve essere il processo di accompagnamento, quindi credo che insomma, alla fine, se ci liberiamo un po' dalle ideologie, diventa tutto molto non più semplice ma più chiaro davanti a noi. Questa è una domanda che va fatta a lui, perché i conti li ha fatti lui in questo fine settimana, li vedremo insieme domani, credo senz'altro, ma sicuramente, perché lì, come ha detto Matteo Renzi, ci sono il Presidente del Consiglio, ci sono diversi affluenti che portano allo stesso bacino. Uno importante sarà lo svincolo del patto di stabilità a cui sta lavorando Palazzo Chigi, e cui naturalmente saremo come Ministero dell'Istruzione tra i principali beneficiari insieme ai sindaci e ai comuni. E l'altro importante è anche tutto il fondo per l'edilizia scolastica che il Ministero possiede e che ha già nelle sue casse, tra una voce e l'altra, ora non sto a tediarvi, l'ho già detto altrove, 1 miliardo di euro disponibili. Quindi mi sembra che se si fanno le somme alla fine ci arriveremo in un periodo così lungo.